Vegan Channel. La ricetta per una vita sana e felice presenta il corso di cucina di Vegan Channel. Livello 4, sezione 5. La cottura a vapore. L'argomento che tratteremo in questa sezione del nostro corso di cucina vegan riguarda una tipologia di cottura poco conosciuta e molto meno utilizzata di quello che si dovrebbe, in quanto leggera, dietetica e salutare. Stiamo parlando della cottura a vapore, che nella cucina vegan può essere utilizzata per la gran parte dei vegetali che solitamente necessitano di una bollitura. Cuocere a vapore le verdure, ma anche gli ortaggi, consente di risparmiare molta acqua. Ma prima di tutto vediamo cos'è nello specifico e analizziamo quali sono i vantaggi e gli svantaggi del suo utilizzo. In particolare si tratta di un metodo di cottura per convezione, cioè che trasmette il calore attraverso un mezzo secondario posto tra il generatore termico e il cibo da trattare. Nel caso della cottura a vapore, il mezzo intermedio è costituito da una miscela gassosa, a sua volta costituita da vapore acqueo e aria atmosferica. Le altre due tecniche di cottura sono la conduzione e l'irraggiamento. La cottura a vapore si può praticare con pentole, casseruole e marmitte con apposito cesto per la cottura a vapore, vaporiere, forni con la relativa funzione e pentole a pressione. Normalmente la cottura a vapore può trasmettere circa 100 gradi centigradi, temperatura che corrisponde a quella di evaporazione dell'acqua, ma se abbinata all'aumento della pressione fino a 2 bar, l'intensità può aumentare anche del 20%. Poi esiste anche la possibilità di cuocere a vapore sottovuoto, grazie all'utilizzo dell'apposito sistema di conservazione per affogatura o vasocottura. Le caratteristiche della cottura a vapore sono le seguenti. È più lenta, è meno intensa, preserva le caratteristiche organolettiche e gustative, evita la dispersione dei nutrienti, evita le bruciature, non produce molecole tossiche, si presta solo al trattamento di materie prime solide, ma soprattutto al trattamento di materie prime che non richiedono tempi di cottura eccessivamente lunghi. In particolar modo, la cottura a vapore è indicata per cuocere cibi delicati come tuberi, patate, topinambure, eccetera, e verdure in genere. Inoltre, prescinde dalla necessità di grassi in cottura. Come possiamo notare, sono evidenziati aspetti sia positivi che negativi, ma di certo i primi sono di gran lunga superiori ai secondi. Infatti, una cottura più lenta e meno intensa è spesso consigliata. La cottura a vapore è considerata in assoluto il metodo di cottura più salutare, ideale soprattutto per preservare al massimo il contenuto vitaminico e minerale degli alimenti. Vediamo adesso qual è il procedimento da utilizzare per la cottura a vapore, indicando anche regole, pratiche e consigli. Le tipologie più conosciute e utilizzate nella cucina vegan, come d'altronde in quella classica, sono due. Cottura a pressione ambiente. È la tecnica di cottura in cui il vapore viene generato dall'ebollizione dell'acqua, alla pressione ambientale di un bar. Una volta raggiunti i 100 gradi centigradi, l'acqua si trasforma in vapore e la sua temperatura non sale, anche fornendo ulteriore calore al sistema. Per realizzarla sono necessari una pentola, il cerstello specifico e un coperchio adatto senza fori di sfogo. Cottura a pressione superiore di quella ambientale. È il principio di funzionamento delle pentole a pressione, nelle quali, grazie alla presenza di un coperchio a chiusura ermetica, la temperatura di ebollizione dell'acqua è superiore e arriva a 120 gradi circa. Ciò permette di ridurre i tempi di cottura a circa un terzo, rendendola più pratica e conservando i vantaggi sopracitati. Un vantaggio della cottura a vapore che si potrebbe definire davvero comodo è l'aromatizzazione indiretta,
ovvero la possibilità di inserire nell'acqua di ebollizione spezie e aromi vari, di cui gli alimenti si impregneranno per mezzo del vapore stesso. È importante sottolineare che, in questo modo, l'assorbimento delle componenti aromatiche risulta solamente parziale. Quindi non meno intenso, ma limitato a quei componenti potenzialmente volatili come gli oli essenziali. I composti non volatili invece rimangono nell'acqua di base. Questo giustifica la differenza di sapori con la cottura per affogatura. Inoltre, a vapore non è possibile salare l'alimento in cottura, inteso anche come prima e dopo, in quanto il sale non passa nell'acqua evaporata. Se non si dispone delle attrezzature precedentemente nominate, è sufficiente utilizzare una pentola capiente dai bordi molto alti e riempirla a metà di acqua. Sono poi necessari un cestello a maglie fini e un coperchio sempre senza fori di sfogo. Per preparazioni speciali, come dei ravioli al vapore, per evitare che si attacchino al cestello, è consigliato foderare lo stesso con delle foglie di verza. Per preservare al meglio nutrienti e caratteristiche organolettiche, le verdure vanno tagliate appena prima di disporle sul cestello. I tempi di cottura a vapore dipendono dal tipo di alimento e dal suo spessore. Per delle verdure a foglia verde possono bastare un paio di minuti. Per alimenti come patate e carote ne saranno necessari 10, mentre per legumi come piselli e fagiolini anche 20 o 30. E anche per questa sezione del nostro corso di cucina vegan è tutto. Appuntamento alla prossima sezione, dove vedremo le tecniche di impiattamento, ovvero come impiattare, guarnire e presentare le portate, soddisfacendo così, oltre che il gusto, anche la vista dei nostri commensali.